Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 in occasione della giornata della memoria istituita per ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei e gli italiani che hanno subito la deportazione. Il Consiglio regionale ha tenuto una seduta speciale alla presenza dei ragazzi delle scuole superiori di Pescara. Vediamo. Era il 27 gennaio del 1945 quando le truppe sovietiche della 60esima armata del primo fronte ucraino, guidate dal maresciallo Ivan Konev, entrarono nel campo di concentramento di Auschwitz, svelando al mondo l'orrore dell'Olocausto. 1,5 milioni di ebrei sterminati dalla follia nazista di Hitler sono stati ricordati ieri a Pescara in una seduta particolare del Consiglio regionale, animata non solo dalle parole degli storici e dalle letture delle testimonianze, ma anche dalla partecipazione dei ragazzi degli istituti superiori di Pescara e dalle note degli studenti del liceo coreutico Misticoni Belisario di Pescara. È la vergogna di un'Europa che per anni ha finto di non sapere, di non conoscere, di non ricordare. E dopo ha cercato di rimuovere dalla mente, cercando di stendere un impossibile oblio sull'imprescindibilità dell'orrore. Un ricordo commosso per una tragedia immane che non si può e non si deve dimenticare, ancora attuale a 71 anni di distanza, nel momento in cui l'Europa è attraversata da venti xenofobi, conseguenti l'ondata migratoria senza precedenti dal Medio Oriente e dall'Africa. Allora, vedete, torna al centro lo studio, la conoscenza, l'approfondimento, la cultura, ed è per questo che si è fatto bene oggi a chiamare in causa la scuola come istituzione, l'approccio affidato alla scuola, perché questo consente davvero una categoria di grandezza che ci convince, la grandezza delle coscienze, la grandezza delle consapevolezze. Del giorno della memoria si è parlato ed è stato commemorato anche presso l'Università di Teramo, dove oggi sono arrivati studenti da tutta la regione con una serie di iniziative che sono state proposte. Vediamo. Nel giorno della memoria, per riflettere e non dimenticare, l'Università di Teramo, una delle sedi più attive della rete universitaria per il giorno della memoria, costituitasi nel 2011, ha interpretato i valori raccolti nella legge istitutiva del giorno della memoria, celebrandone la ricorrenza, alla presenza, tra gli altri, della scrittrice israeliana Judith Kasir. Qual è il legame con l'Università di Teramo? I'm very glad to be here in Teramo. Sono molto felice di essere qui oggi e di ricordare l'Olocausto. È molto onorata di essere stata invitata a parlare del suo nuovo romanzo, che è Carissima Anna, che è dedicato ad Anna Frank e al diario di Anna Frank. La sua famiglia viene dalla Polonia e si è trasferita in Israele prima della Seconda Guerra Mondiale, ma tutto il resto della sua famiglia polacca è morta ad Auschwitz. È molto importante essere qui oggi per ricordare, ma per imparare che l'Olocausto è una cosa terribile e che dobbiamo evitare altri olocausti in giro per il mondo e altre stragi e altre distruzioni in ordine di un problema di razza. E quindi dobbiamo testimoniare e la testimonianza vivente è la cosa più importante. Oltre 900 gli studenti che hanno partecipato all'evento. Non è una giornata per ricordare, ma è una giornata per pensare. L'Olocausto non è guardarsi indietro, ma guardare in avanti. L'Olocausto degli ebrei significa anche l'Olocausto di altre etnie che purtroppo continua a essere perpetrato. Quindi dobbiamo insegnare alle nuove generazioni e riflettere su questo per essere più comprensivi.
Nel giorno della memoria, il rettore Luciano D'Amico, oltre a sottolineare l'importanza del ricordo delle vittime della Shoah, risponde al sindaco di Teramo Maurizio Brucchi a sostegno del Family Day. Ma rispondo ovviamente con un dissenso rispetto a questo. La nostra politica come università è quella delle inclusioni, perché le inclusioni di tutto ciò che è differente arricchiscono tutti. Devo dire, non riesco a comprendere il motivo per cui si cerca di difendere una istituzione che non verrebbe minimamente toccata dalla legge in discussione. E credo che l'approvazione di questa legge sarà un grande passo di civiltà in linea con i valori che oggi vogliamo ricordare. È un maggior grado di civiltà che dobbiamo a tutti i componenti della nostra comunità, ma che dobbiamo anche come omaggio doveroso a chi è stato discriminato e per questo ha dovuto subire degli effetti nel caso della Shoah drammatici e devastanti. Mi farebbe piacere poter affrontare con il sindaco Brucchi una serena e pacata discussione anche su questi temi dei diritti civili. E credo che ne guadagnerebbe tutta la città. Abbiamo ascoltato le parole degli esponenti istituzionali, ma ora ascoltiamo cosa pensano i giovani che hanno partecipato a questa giornata e a queste iniziative. Sentiamo cosa pensano, qual è il loro pensiero su questa giornata. Quanto è importante per te partecipare a questa giornata? Oggi si ricorda lo sterminio di quasi 6 milioni di persone, la cui etnia non era soltanto ebraica, ma il genocidio ha coinvolto moltissime minoranze. E oggi è molto importante perché anche in questi ultimi anni stiamo vivendo degli eventi simili, come l'esclusione degli immigrati, di persone omosessuali e così via. Quindi oggi è molto importante per noi studenti appunto ricordare questi eventi per non ripeterli e non cadere negli errori che sono stati dei nostri nonni. Cos'è la Shoah? Allora, la Shoah, come penso tutti sappiamo, purtroppo il genocidio che è stato fatto riguardo appunto al popolo ebreo e dobbiamo comunque sempre ricordare ciò che è stato fatto in modo da imparare dalla storia, perché anche credendo di essere migliori purtroppo abbiamo visto anche con fatti recenti che non lo siamo, e giornate come questa dovrebbero servire a ricordarci l'importanza del bene comune e comunque del rispetto per le altre popolazioni. Come vedi il coinvolgimento dei giovani di oggi? Gli altri studenti sono coinvolti soprattutto a livello scolastico, ovviamente, che è la nostra realtà. Noi viviamo dentro la scuola fino a che non lasciamo le superiori e sin da piccoli ci abituano comunque a vedere filmati oppure a farci capire appunto cosa hanno passato queste persone. Hanno anche intrapreso molti progetti, infatti io faccio parte del progetto regionale sulla Shoah e sulle foibe, e devo dire che il viaggio che faremo a marzo potrebbe essere una bellissima opportunità per vedere e toccare con mano ciò che è successo in quei posti. Quale istituto frequenti? Il liceo scientifico Filippo Masci di Chieti. Quanto è importante per te e per i tuoi compagni la giornata di oggi? Prima che studenti, come cittadini, è importante questa giornata per cercare di non ripetere quello che è successo, specie nel contesto internazionale di crisi che stiamo vivendo in questi mesi. E altresì importante partire dalla solidarietà nei confronti dei nostri compagni che sono più esclusi, per poi passare nell'età adulta a iniziative più importanti. Come vedono i giovani di oggi quello che è accaduto, secondo te? Beh, negli ultimi anni sicuramente stiamo assistendo, nonostante i numerosi progetti che ci vengono proposti, a una sorta di dimenticanza nei confronti di questo evento, e c'è sicuramente un male. Quindi quello che speriamo noi nei prossimi anni è che questo trend si inverta e che invece di vivere questo fatto come un qualcosa accaduto 70 anni fa, come un qualcosa di più vicino a noi e che in potenza è molto, molto pericoloso che possa ricapitare di nuovo. E si è svolto quest'oggi, e cambiamo pagina, passiamo alla cronaca, si è svolto quest'oggi l'interrogatorio di Maxim Chernyshyn, l'ucraino reo confesso del duplice
omicidio avvenuto a Pescara in via Tibullo domenica scorsa. Il mio assistito ha ripetuto le cose già dette domenica scorsa al PM, ribadendo la sua tesi di essere stato aggredito, dunque di trovarsi nella condizione di doversi difendere per non essere a sua volta ucciso. Lo ha detto l'avvocato Vincenzo Di Girolamo proprio al termine dell'interrogatorio in carcere di Maxine Cernici. Interrogatorio che è durato 2 ore davanti al GIP del Tribunale di Pescara. Gianluca Sarandrea, era presente anche il PM Salvatore Campochiaro. Dall'esame autoptico eseguito ieri sul corpo delle vittime è emerso che i colpi mortali sono stati per entrambi quelli inferti con il coltello, in particolare nella zona del collo e della gola. L'autopsia ha inoltre confermato che la donna è stata colpita solo dalle coltellate, mentre il ragazzo, che presenta pure lesioni da corpo contundente alla testa, anche dalla mazza da baseball utilizzata nella colluttazione e successivamente rinvenuta nel borsone abbandonato in strada dall'ucraino. In totale ai due sono state inferte una trentina di coltellate. Il mio assistito, ha sostenuto l'avvocato, si è difeso procurando le lesioni che saranno repertate dall'anatomopatologo. E poi ancora, l'Aula del Senato ha approvato la richiesta di dichiarazione d'urgenza per l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009. La proposta è stata avanzata dal Movimento 5 Stelle, dal PD e da due senatori ex 5 Stelle. Con la dichiarazione d'urgenza l'iter per l'istituzione della commissione sarà quindi più veloce. Sinistra Ecologia e Libertà contesta punto per punto il nuovo piano demaniale marittimo di Pescara. A monte della critica il non rispetto dei criteri di salvaguardia e sostenibilità ambientale. Vediamo. SEL definisce inaccettabile il nuovo piano demaniale presentato dall'amministrazione comunale di Pescara. Tantissimi punti contestati: l'aumento delle superfici occupate, l'aumento dell'occupazione fronte mare, la trasformazione dei balneatori in affittacamere, l'eliminazione delle norme sulle recinzioni, la diminuzione della larghezza dei corridoi tra gli stabilimenti. Noi siamo profondamente contrari a questo piano demaniale, che non risolve situazioni problematiche che attualmente la spiaggia di Pescara ha, ma anzi diciamo vengono incentivate queste situazioni di disagio, per cui siamo profondamente contrari a aumenti di volumetria. Il piano prevede un aumento di superfici sulle superfici attuali, quindi eventualmente il calcolo va fatto, seppur non il 30% come viene definito dall'amministrazione comunale, ma comunque un 10% sicuramente. Gli stabilimenti che superano una superficie di 4.000 metri quadri sono a Pescara 63, anzi 61 per la precisione, su 97, quindi un 63% degli stabilimenti. Il che significherebbe portare per questi stabilimenti una superficie massima di 500 metri quadri e quindi aumentando i volumi fino a 15.000 metri quadri, ovvero aumentando i volumi di un 50% rispetto a quelli attuali. Un piano contestato anche a livello regionale. Proprio il sottosegretario alla presidenza chiede di rivedere i criteri di compatibilità e sostenibilità ambientale. Beh, in realtà la si vuole migliorare, soprattutto nell'ottica della qualità degli interventi in esso previsti e soprattutto nella direzione di una maggiore sostenibilità degli investimenti. Noi riteniamo di avere una costa invidiabile e per questi motivi la nostra attività va nella direzione appunto di qualificarla sempre più e soprattutto indirizzare le politiche verso un utilizzo improntato a criteri di reale sostenibilità. Oggi alla Corte dei Conti dell'Aquila il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso e l'Assessore regionale Silvio Paolucci hanno sottoposto ad un primo esame la parifica del rendiconto 2013 della Regione. Vediamo. Giorno della verità, quella contabile almeno per la Regione Abruzzo, oggi all'Aquila nella sede della Corte dei Conti di via Buccio d'Aranallo. Il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso, l'Assessore Silvio Paolucci, insieme a tecnici e dirigenti, si sono infatti sottoposti all'esame in contraddittorio della relazione da allegare alla parifica del rendiconto 2013 della Regione. Ovvero al riaccertamento non fatto per il 2013, ma anche per il 2014, dei debiti pregressi, dei crediti non più esigibili, evenienza che il pronunciamento e le sentenze del 2015 e la Corte dei Conti hanno considerato molto grave, tanto da rendere solo presunti, con coperture incerte, i bilanci.
D'Alfonso è entrato nella sede di Via Buccio d'Aranallo senza rilasciare dichiarazioni. L'assessore Paolucci sottolinea invece, prima di affrontare i giudici contabili, che è solo con questa giunta e questa maggioranza che la Regione Abruzzo sta recuperando il tempo perduto con il riaccertamento contabile. Ma noi abbiamo fatto un lavoro cercando di recuperare il ritardo passato, tant'è che parliamo ancora di un bilancio a rendiconto dell'annualità 2013. Noi abbiamo avuto modo di fare sia il 2012 che il 2013, stiamo avviandoci a fare anche il riaccertamento dei residui del 2014 per proseguire e recuperare il tempo perso nel passato. È chiaro che ci saranno, immagino, delle osservazioni, anche perché insomma, abbiamo trovato un bel po' di problemi con un bel po' di debiti e pertanto immagino che questi verranno riportati e che vi saranno integrazioni e suggerimenti, però fa parte di una gestione passata, direi remota per me. Sul tavolo anche un'altra partita, quella del risanamento delle società partecipate. Anche qui la magistratura contabile aveva evidenziato nel luglio 2015 che buona parte di esse hanno bilanci in profondo rosso. Beh, intanto che noi abbiamo scritto qualche verità in più sulle partecipate, persino finalmente iscrivendole nei documenti di bilancio dell'approvato bilancio di previsione del 2016, anche in questo caso stiamo cercando di recuperare informazioni e trasparenze che erano piuttosto carenti nel passato. Nonostante lo scontro tra maggioranza e opposizione, il Consiglio regionale ha eletto alla Corte dei Conti dell'Aquila Antonio Dandolo, già direttore generale del Comune di Pescara. Con votazione a scrutinio segreto, il Consiglio regionale ha eletto Antonio Dandolo componente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell'Abruzzo. Dandolo ha riportato 18 preferenze, 5 invece per il magistrato Nino Di Matteo, 4 schede bianche ed una nulla. Ma prima e dopo l'elezione è stato scontro tra maggioranza ed opposizione, con Forza Italia contraria non sul nome ma sul principio. Non è una questione nominativa personale, è una questione di principio. Noi abbiamo fatto a meno a suo tempo di fare questa nomina che ha un costo enorme per la collettività abruzzese e credo che le risorse debbano essere destinate a tante altre problematiche, non destinate a un personaggio che serve solamente a ingraziarsi la Corte dei Conti. A noi riteniamo che la Corte dei Conti in questo momento abbia sempre operato nella sua neutralità e abbia sempre garantito con la neutralità che non c'è necessità di trovare un membro nominato da questa maggioranza. Così considerano le istituzioni il rispetto che non hanno delle istituzioni. In questo caso non hanno rispetto per un'istituzione come la Corte dei Conti, che invece svolge una funzione straordinaria, che non è solo una funzione di verifica, ma anche una funzione consultiva rispetto alle attività che enti locali e pubblica amministrazione in generale, come Regione Abruzzo, mette in campo. Noi dovremmo avere ancora più ambizione e per limitare la spesa abbiamo ritenuto di ridurla la espressione della presenza di Regione Abruzzo, del candidato di Regione Abruzzo, ad una sola unità. Quanto percepisco non lo stabilisce Regione Abruzzo, lo stabilisce la legge nazionale che vale per tutta Italia. Sarà necessario ancora qualche giorno per mettere a punto i decreti attuativi per i rimborsi agli obbligazionisti che hanno visto andare in fumo i loro risparmi con il salvataggio delle 4 banche, Banca Marche, Banca Etruria, Carichieti e Carife. E quanto ha affermato il presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, a margine di un convegno sulla corruzione. È in atto un lavoro intenso con il Ministero dell'Economia per la stesura dei decreti, ha detto appunto Cantone. Più i decreti saranno chiari, più riusciremo a gestire bene gli arbitrati, quindi penso che se ci prenderemo qualche giorno in più sarà opportuno. Sono accusate di aver abbandonato rifiuti pericolosi e aver sversato vernici, solventi e prodotti chimici. Le 5 persone rinviate a giudizio dopo l'operazione congiunta di forestale e agenti della municipale dell'Aquila. I forestali del Comando Provinciale dell'Aquila insieme agli agenti della Municipale del Capoluogo hanno provveduto, attraverso ditte specializzate, alla rimozione di oltre 65 metri cubi di rifiuti pericolosi, abbandonati, misti a terreno contaminato nelle frazioni di Onna, Collebrincioni, Pagliara di Sassa e San Giacomo. Dopo la caratterizzazione dei rifiuti rinvenuti e l'immediata messa in sicurezza dei siti, le istituzioni hanno proceduto a coordinare il lavoro della ditta specializzata alla bonifica dei luoghi inquinati da solventi, vernici, insetticidi e altro materiale altamente inquinante rinvenuto dagli uomini della forestale nel novembre 2013. L'attività dei forestali si è sviluppata su 2 canali, uno di polizia giudiziaria e l'altro di raccordo amministrativo tra gli enti deputati alla rimozione dei rifiuti smaltiti illecitamente e dall'alto potenziale inquinante per il contenimento del danno ambientale prodotto.
Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica dell'Aquila Simonetta Ciccarelli e svolti dagli agenti della Forestale, diretti dal commissario capo Irene Sebastiani, nonché dalla Polizia Municipale, hanno portato al rinvio a giudizio di 5 persone per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, in concorso tra loro, e al sequestro cautelare di beni per circa 34.000 euro ai danni degli imputati. Immediata all'epoca dei fatti, inoltre, l'ordinanza del sindaco Massimo Cialente per la messa in sicurezza delle aree inquinate, con lo stanziamento di circa 12.000 euro per le prime attività di contenimento del danno ambientale. La ditta esecutrice ha trattato oltre 65 metri cubi di materiale inquinato e di terreno contaminato dallo sversamento delle sostanze contenute nei recipienti. A processo iniziato, il Comune dell'Aquila ha stanziato ulteriori 120.000 euro per lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica definitiva delle aree inquinate, costituendosi parte civile in giudizio. Torniamo a parlare della seduta del Consiglio regionale di ieri, che è stata bloccata dai lavoratori interinali di Attiva, che hanno chiesto di incontrare il Presidente della Giunta Luciano D'Alfonso. Chiedono la stabilizzazione del loro contratto di lavoro a termine. Prima l'interruzione del Consiglio regionale e poi il colloquio all'ennesimo con il presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso. Nel mezzo le proteste vibranti dell'opposizione, Forza Italia e Movimento 5 Stelle, che hanno chiesto a gran voce al presidente del Consiglio regionale di Pangrazio di poter ascoltare le rimostranze degli interinali di Attiva sospendendo il question time in corso. Gli ex dipendenti a tempo determinato della municipalizzata pescarese che si occupa della raccolta dei rifiuti e della pulizia della città sono tornati a protestare. La richiesta è sempre la stessa: regolarizzare la loro posizione lavorativa dopo anni con contratti mensili. Nei giorni scorsi il Comune di Pescara ha inviato la lettera alla Corte dei Conti contenente la richiesta di parere in merito alla possibilità di procedere alla conversione o trasformazione dei rapporti di lavoro interinali in rapporti di lavoro a tempo indeterminato all'esito di una conciliazione stragiudiziale. Al presidente D'Alfonso i lavoratori hanno detto di non voler sentir più parlare di concorsi dopo la scottatura ricevuta dal concorso svoltosi proprio qualche settimana fa e che ha visto la quasi totalità degli interinali esclusi dalla selezione. Sono convinto che gli interinali agganciati ad un'agenzia di interinato costi di più rispetto ad una soluzione che invece rispettosamente per la legge possa essere trovata, per esempio, o concordatamente, se le procedure lo consentono, o con un concorso dedicato che esalti le specifiche professionalità conseguite. Questo però è argomento di dettaglio che deve essere visionato con cura da stasera nei prossimi giorni, facendo in modo che il tempo necessario sia il più breve tempo possibile. Il concorso non lo vogliamo, ma non perché vogliamo avere una corsia preferenziale, perché il nostro diritto al lavoro ci è stato strappato e ci hanno buttato in mezzo alla strada, senza un perché, dall'oggi al domani. Non è giusto quindi ripresentare un'altra volta un concorso. Il Comitato Aquilano di Possibile, la formazione politica che fa riferimento a Pippo Civati, interviene sugli scippi perpetrati ai danni dell'Aquila. Che senso ha ricostruire una città, dicono, se poi viene svuotata di uffici e di lavoro? In città non si placano le polemiche sugli scippi che si stanno consumando lentamente. Parliamo di ARAP e soprintendenza. Ad intervenire oggi è il Comitato Aquilano di Possibile, la formazione politica che fa capo a Pippo Civati. Le notizie degli ultimi giorni di uffici territoriali pubblici che dall'Aquila prendono altre strade, come la ministeriale sovrintendenza BEAP e la regionale ARAP, sono soltanto le ultime, in ordine di tempo, di un disegno molto preciso di svuotamento di uffici e centri decisori, iniziato nell'immediato dopo terremoto, che però sta riuscendo ora al partito che contemporaneamente governa paese, regione e comune. Così, in una nota, il Comitato Aquilano di Possibile dice, affermando che è incredibile come un disegno iniziato 7 anni fa con i tentativi dei partiti di destra si stia perpetrando oggi con una sfacciata disinvoltura dal partito di governo. E non è una questione di campanili, fanno sapere, come vogliono farla passare i maestri della distorsione della realtà, bensì di uffici, funzionari e lavoro che sono andati e continuano ad andare via dal capoluogo di regione. Che da una parte si vuole ricostruire fisicamente a parole, dall'altra si demolisce un atto dopo l'altro, con un avvilente squilibrio di intenzioni.
al lavoro che si sposta conseguentemente alle famiglie e ai lavoratori di questi uffici, chi ci pensa? Sovrintendenza archeologica, azienda regionale per le attività produttive, chissà domani quali altri. Peraltro, affonda la nota, tutto spostato a senso unico verso i territori di origine dei principali esponenti del governo regionale e del suo principale partito. Le cui deboli e sconclusionate repliche, certo, non possono smentire la realtà dei fatti e degli atti di governo e amministrativi. Nonostante tante chiacchiere, parole vuote ed annunci roboanti, la verità è che per questa città manca un progetto complessivo, di ampio respiro e a lungo termine. Esistono solo trovate estemporanee, come l'inutile ponte di fresco annuncio. Ma la città, ammonisce in conclusione il Comitato Cittadino di Possibile, l'unico ponte che serve è quello sul futuro, un futuro che non riguardi una città svuotata di funzioni, di lavoro e conseguentemente di persone. Il comune di Campli avvia una convenzione con il neonato nucleo di protezione civile Monti della Laga per attuare una serie di iniziative. A febbraio parte a Campli il primo corso di protezione civile con un ciclo di incontri a Palazzo Farnese. Sin dall'inizio abbiamo lavorato affinché ci fosse un gruppo di protezione civile e finalmente ce l'abbiamo. Qualche mese fa abbiamo inaugurato presso località La Traversa di Campli un container che è utilizzato dall'associazione La Traversa, che in occasione di calamità o di necessità comunque verrà utilizzata come centro operativo proprio di protezione civile. Quindi il territorio è sicuramente più sicuro, siamo felici perché il gruppo di protezione civile di Campli è un gruppo giovane, volenteroso, e quindi l'amministrazione comunale è al fianco di questo gruppo per quanto riguarda ogni tipo di iniziativa. Nell'ambito delle azioni di collaborazione con il nuovo nucleo di protezione civile e di sostegno alle famiglie in difficoltà, inoltre l'assessorato alle politiche sociali del Comune di Campli ha promosso il progetto Alimentiamoci. Abbiamo intercettato un bisogno che è quello fisiologico e purtroppo dello spreco alimentare e della povertà alimentare. Per questo abbiamo creato un punto raccolta, Vesti il tuo cuore, di abbigliamento per uomini, donne, adulti e per bambini. E fra poco inizierà proprio una raccolta alimentare che coinvolgerà tutti i supermercati del comune, che metteranno un carrello a disposizione di chi ha voglia di donare degli alimenti a lunga conservazione, quindi non sottoposti a temperatura controllata, che poi i ragazzi della protezione civile andranno a prendere e catalogheranno all'interno di questo punto raccolta e con l'aiuto e la supervisione degli uffici dei servizi sociali distribuiranno alle famiglie più bisognose. E quindi per noi sono una vera e propria risorsa nello spirito della solidarietà e del senso civico. Ed ora apriamo la pagina sportiva e parliamo di Serie B e di Pescara, perché cresce l'attesa per il match di sabato all'Atletico Cornacchia contro il Bari di Andrea Camploni. Intanto, dopo la riunione del GOS, è stato stabilito che la curva sud sarà interamente destinata ai tifosi baresi. Quasi 3.400 tagliandi a disposizione della tifoseria ospite, tagliandi vendibili fino a venerdì ore 19. Ad eccezione di Crescenzi, tutti a disposizione del tecnico Massimo Oddo, che ieri ha motivato la scelta di inserire Torreira domenica scorsa appunto a Perugia, e poi parla di una squadra che in queste settimane è cresciuta perché è più matura. Prima cosa è che l'ho visto molto bene nell'ultimo periodo, diciamo da quando siamo rientrati dopo le feste alla scorsa settimana l'ho visto particolarmente bene, fisicamente, anche di testa, e quello è stato il primo input. Poi, per caratteristiche dell'avversario, nel senso che è una squadra che sapevo che aspettava e partiva in contropiede, e per il tipo di partita che volevamo fare, cioè cercare di stare nella loro metà campo, il pericolo più grande in quelle circostanze è quello di non essere molto aggressivi in avanti, concedere spazio e concedere quindi di conseguenza le ripartenze. In queste cose qui Torreira è bravissimo, cioè quello della riconquista immediata del pallone, l'andare in avanti anche per passo diverso dagli altri due che ho davanti alla difesa, che sono Bruno e Mandragora. Maturata, è migliorata, migliorata tanto dal punto di vista delle giocate. Ovviamente si sono passati due mesi in più in cui tu lavori assieme e i meccanismi migliorano. È maturata perché una delle cose che mi ha
fatto capire la maturazione di questa squadra è il fatto che domenica il Perugia ha iniziato con un 4-3-1-2. Noi avevamo preparato con la partita contro un 4-3-3, ma immediatamente la squadra l'ha capito in campo, senza che io dovessi dirgli niente, ha capito i diversi movimenti da fare in fase di costruzione, in fase di attacco, senza che io dovessi spiegargli niente. Questo è frutto del lavoro che facciamo in campo e della maturazione della squadra. Una volta, fino a 2-3 mesi fa, dovevo sgolarmi per far capire un qualcosa di diverso che doveva fare la squadra, adesso riesce a farlo da solo. E parliamo ora di Virtus Lanciano, che sabato ospiterà il Trapani al Biondi. È ufficiale, Alessio Cragno è un giocatore della Virtus in prestito dal Cagliari fino al prossimo mese di giugno. Il portiere ha già sostenuto ieri la prima seduta di allenamento a Lanciano. Oggi invece la squadra si è allenata a San Giovanni Teatino. Intanto è stato presentato ieri tra gli altri il centrocampista giovane, talentuoso Mattia Vitale, che è arrivato in prestito dalla Juventus e che ha già messo in evidenza le sue qualità nelle due partite già disputate, quella contro la Pro Vercelli a Lanciano e poi quella di Ascoli di sabato scorso. Ascoltiamolo. I compagni sono bravissimi, un gruppo perfetto, cioè sono arrivato qui, non zero problemi sotto quell'aspetto, mi hanno accolto anche bene. Ovviamente spero e penso che dovremo salvarci, perché comunque anche per me può essere una vetrina, cioè nel senso, se io vado in una squadra, gioco bene, però retrocediamo, e ha un peso; se invece gioco bene in una squadra e ci salviamo, un altro peso. Quindi anche per me salvarsi sarebbe perfetto. Ad Ascoli, ok, abbiamo perso, però sotto l'aspetto del gioco li abbiamo ammazzati, cioè, loro non hanno visto palla tutta la partita. E vabbè, però adesso ovviamente quello che conta non è giocare bene, ma è vincere le partite anche 1-0. Adesso ci proveremo, speriamo che la fortuna stavolta sia dalla nostra parte. Vedendo anche gli anni passati, ho visto che molti giovani sono passati da qui e sono diventati degli ottimi giocatori, come tipo Buchel, cioè, perché adesso lo conosco, quindi Pavoletti, poi anche Cerri, so che era qui, quindi porta fortuna anche. Sì, porterà anche fortuna. Vabbè, comunque se è una società che crede nei giovani, quindi penso che se uno deve uscire da una primavera e andare in una società a provare a diventare un giocatore serio, deve, secondo me, Lanciano è una buona piazza. E ora scendiamo in Lega Pro. Il giudice sportivo ha confermato il turno di squalifica per Stefano Amadio, che dunque salterà la gara di domenica contro il Sant'Arcangelo, partita che sarà diretta da Volpe di Arezzo. Intanto il capitano Ivan Speranza parla dei miglioramenti evidenziati dal gruppo nelle ultime partite e sminuisce le voci di mercato che lo riguardano, perché sembrerebbe essere ripresa una trattativa che potrebbe portare il capitano del Teramo al Pescara, ma ieri sostanzialmente Speranza ha glissato. Ascoltiamolo. Stiamo cambiando un pochino tanto, si vede il cambio di marcia che abbiamo avuto, soprattutto mentalmente. Ma ci siamo detti in uno spogliatoio già a fine dell'anno, all'inizio dell'anno, durante le feste, se dovevamo andare avanti dovevamo cambiare molto, soprattutto questo atteggiamento mentale. E come sembra ci stiamo riuscendo, dobbiamo continuare su questa scia che ci sta portando dei frutti. Il calcio serve sempre confermarsi, quindi per forza. Quindi è una partita comunque importantissima, è uno scontro diretto per noi, quindi bisogna far bene come stiamo facendo. Quindi non abbassare mai l'attenzione, la guardia, perché comunque il Sant'Arcangelo è una buona squadra. Sappiamo che ci ha dato sempre fastidio in questi anni, quindi dobbiamo stare molto attenti. Michele è una grande persona, quindi abbiamo vissuto due anni bellissimi con lui, ho vissuto anche in casa con lui, quindi lo stimo molto come persona e come giocatore. L'importante è non fa scherzi, perché
Lui c'ha sempre il vizietto del gol, quindi speriamo che domenica stia buono. Ma sicuramente il gruppo c'era anche prima, ripeto. L'unica cosa è che sicuramente questi due adesso Forte e Cruciani sono arrivati, ci hanno dato una vitalità in più, nel senso ci hanno dato un entusiasmo ancora in più. Quindi è anche merito loro questo. No, no, assolutamente. No, no, assolutamente no, sono state voci, ma solo voci. Io, ripeto, sempre stato bene qua, quindi non mi è passato mai per la testa. E invece in Serie D c'è situazione di fermento a Chieti dopo le dimissioni del tecnico Dorato Ronci subito dopo la sconfitta di Avezzano. La società ha optato per l'autogestione almeno fino alla partita della prossima domenica contro il Campobasso, in attesa di vagliare alcuni profili per sostituire Donato Ronci. La figura di riferimento sarà il capitano Federico Del Grosso, che ascoltiamo. Del Grosso, è un momento delicato, intanto vi siete presi, da quello che si è capito, una settimana, no? Per riflettere, ma comunque per lavorare, diciamo così, in autogestione, poi con la figura del capitano a guidare il gruppo. Sì, è una forma di una scelta fatta insieme alla società proprio per dimostrare anche alla società, a noi stessi, di anche comunque allo staff che c'era, che comunque anche noi giocatori abbiamo delle colpe, quindi vogliamo metterci anche nella faccia assumendoci le nostre responsabilità. È un gesto nuovo, forse un gesto anche coraggioso, però sinceramente non abbiamo secondo me tutte le carte in regola per uscire da questa situazione. Per quanto riguarda la guida tecnica, se ne stanno occupando, quindi questa cosa non deve far pensare nulla di strano, ma solamente un'azione voluta insieme da società e anche squadra proprio per prendersi le proprie responsabilità e per cercare di uscire da questa situazione nella maniera più veloce possibile, dando anche la possibilità alla società appunto di scegliere l'allenatore che reputa insomma adatto in questo momento. Ecco, c'è stato modo di far tornare sui suoi passi Ronci? No, per noi Ronci è un continuerà ad essere un punto di riferimento, perché quello che ha fatto lui in un anno e mezzo a Chieti pochi allenatori l'avrebbero fatto. Ecco, alle porte c'è una partita molto difficile, delicata, vista anche la situazione in classifica. Campobasso ha avuto un momentaccio di crisi vera e ne sta uscendo, quindi io sono fiducioso che anche il Chieti possa riprendere il cammino che aveva intrapreso qualche domenica fa. Prima di chiudere vi diciamo che è da poco iniziata la partita tra Olimpia Agnonese e Avezzano, gara di recupero della 20ª giornata di Serie D. La partita del Civitelle di Agnone non si giocò a causa di una copiosa nevicata che ricoprì il manto erboso del campo altomolisano. Dunque da pochi minuti in campo Agnonese e Avezzano questa sera i dettagli della partita. È tutto per questa prima edizione del TG6, vi lascio ora al TG6 L'Aquila, buon proseguimento con i nostri programmi.